Ciao cari follower, ho già dedicato un video un paio di anni fa a questo prodotto, ormai vintage. È un bel prodotto. La marca è Inelco, in realtà però il prodotto è Braun, veniva prodotto in Italia dalla Inelco ed era un gioco per bambini dai 10 anni in su per imparare l'elettronica. Questo ha fatto storia. Ora voglio iniziare una serie di video da dedicare proprio a questo prodotto, ripetendo passo passo, uno per volta, tutti gli esperimenti. E lo utilizziamo così per insegnare l'elettronica. Dopo la sigla. Chiaramente sono passati tanti anni e tanti anni di inutilizzo, tantissimi. Considerate che io questo l'ho preso che mi è stato regalato da mio fratello, io avevo appunto 10 anni, come indicato qua, e oggi ne ho 56, quindi questo ha 46 anni. Ed ovviamente ha i segni del tempo. Il kit è fatto così, molto semplice. Un libro, le spiegazioni e dei componenti calamitati da mettere su una base metallica. Ora qui ne manca uno, nella fattispecie era un componente con una resistenza 10 kΩ, 10.000 ohm, e dobbiamo iniziare subito con riparare questo che è l'attacco della batteria. E provvederemo subito alla riparazione. Questa sarà praticamente la prima puntata. Manca qualcos'altro. Ho recuperato non so dove, non so come, non so quando questa auricolare che andava qui. Mancano gli spinottini da inserire poi in questi spinotti qua. Una lampadina ce l'ho rimessa che va qua, che ci si faranno i primi esperimenti in assoluto. E poi qui c'è tutta una serie di componenti, anche un ponticello, e ma qui andrà, questo non sarà un problema ricostituirla, i componenti si comprano, difficile sarà recuperare o sostituire questa qui. Andiamo alla riparazione di questo. Per il momento questo sarà il nostro piano di lavoro, perché abbiamo verde ed è fastidioso. Allora, qui andrà saldato il positivo, qui andrà saldato il negativo, come ci indica chiaramente qua. Bene. Ora, questo è, purtroppo c'hanno due spinette che erano qui, come vedete già c'è stato un tentativo di incollaggio in passato. Adesso super colla. Si chiama proprio così, super colla, fantastica questa, se riesco a aprirla.
E allora facciamo un esperimento, se funziona il tutto. Allora, questa base funziona per far passare il polo positivo. Ci mettiamo un interruttore, la lampadina, e questo è il ritorno di massa. Diciamo che il primo esperimento è riuscito, quindi funziona di nuovo. Ora, per prima della prossima puntata, o troverò una nuova basetta di metallo oppure luciderò questa. Vedremo. Alla prossima, grazie di aver seguito fino a qui.